Amiche e amici di Volon Wright, oggi 3 dicembre 2018, giornata internazionale delle persone con disabilità, e siamo qui al Salone d'Onore del Castello del Valentino per il convegno La medicina fisica e riabilitativa, 60 anni di impegno per la cura delle persone con disabilità. Abbiamo qui con noi ospite il dottor Giancarlo Rovere, segretario del regionale della SINFER, Società Italiana della Medicina Fisica e Riabilitativa. Spero di essere stato corretto, e a cui chiederemmo l'importanza di organizzare un convegno come questo in una giornata come questa. Allora, è estremamente importante, intanto è stato precisissimo nelle definizioni. Perché? Perché comunque dobbiamo... La storia è importante, cioè ricordare il passato ci permette in qualche modo di interpretare meglio il presente e soprattutto di creare le basi di un futuro sostenibile. Tante volte nella nostra società non riusciamo a capire come mai si svolgono determinati procedimenti, alcuni percorsi ci sembrano in effetti incomprensibili, ma perché spesso e volentieri non conosciamo la storia, cioè quello che c'è stato. E quindi l'occasione, diciamo a Torino, di celebrare i 60 anni della SINFER, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, che è nata proprio dall'idea di due torinesi, due professori universitari di Torino, e che ha dato all'Italia circa 4.000 fisiatri e a livello europeo una partecipazione importante anche in quelli che sono poi gli organismi internazionali. È importante ricordarlo a Torino, ma è importante ricordare che comunque tutto quello che noi facciamo dal punto di vista clinico, organizzativo, gestionale, è finalizzato poi a quello che è il nostro paziente, no? E quindi alla persona che è in difficoltà, ha una disabilità e che noi dobbiamo portare il più possibile a una autonomia. Dobbiamo migliorare quella che è la qualità della vita delle persone. Spesso e volentieri in ambito medico si pensa a salvare le vite, no? Ed è fondamentale. Ed è augurabile, si pensa sempre che questo avvenga in maggior numero. Però dobbiamo anche pensare che chi supera un evento che può essere traumatico deve poi avere una buona qualità della vita. Quindi salvare le vite sì, ma soprattutto mantenere in una buona qualità di vita. E questo sono soprattutto i pazienti che ce lo dicono. Quindi è importante l'ascolto, è importante... Quindi prestare orecchio a quelle che sono le richieste. Grazie, è un aspetto molto interessante questo che abbiamo notato a molti eventi a cui abbiamo partecipato, appunto il rapporto, l'ascolto, la necessità dell'ascolto. A proposito, come si integra la medicina con tutti gli altri aspetti quotidiani delle persone con disabilità, come la necessità di autonomia, vita indipendente, oppure accesso alla cultura, alle attività sportive e a tutti gli altri aspetti? In effetti una soluzione è quella di parlarsi, no? Continuare a parlarsi e conoscere, no? Quelle che sono le esigenze, i desiderata anche delle persone, no? E quindi dovremmo in effetti cercare di creare una maggiore integrazione anche con i servizi sociali, il volontariato è assolutamente importante e più delle volte porta avanti delle istanze che possono trovare anche, incontrare delle resistenze anche da parte degli stessi operatori sanitari, no? Perché sembra quasi che il volontariato voglia in qualche modo chiedere per la propria associazione tutto, no? Dobbiamo in effetti attraverso l'ascolto reciproco e lo scambio di informazione capire quello che è possibile fare, no? E spesso e volentieri noi abbiamo un contenitore che è chiuso. No, le risorse sono limitate. Ne sprechiamo sicuramente, parlarsi può in qualche modo contribuire a creare un più appropriato utilizzo delle risorse, quindi fondamentalmente un risparmio generale, che non vuol dire spendere meno, ma vuol dire spendere meglio. Grazie mille, dottore, e buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata.